Allora, Napoli-Fiorentina 4-1 per il Napoli e Chievo 3, Roma 5. Allora, dovrò mettere una cosa, il video di wrestling. Io ci sto lavorando, ragazzi. L'altro giorno è testimone mio padre, sono rimasto fino a... quando è stato giovedì, papà? Giovedì sono rimasto fino a mezzanotte per fare quell'elimination show perché il 3 contro il tag, 3 contro 3, l'entrata non me la dava. E allora ho fatto l'elimination chamber, non mi veniva neanche quella. Io, ragazzi, non so che cosa fare, ci ho provato più volte, oggi ci sto riprovando e, no, e non mi sto rendendo. In teoria mettere il video da PS4 a YouTube è una cacchiata. Il bello è centrare le parti che ti interessano. Io premo due volte il tasto share, poi il quadrato per dire clip salva clip video. Ma magari io ho schiacciato il tasto share una volta forte che per interrompere il video già prima e quella mi registra la parte prima, insomma un po' un casino. Io sto cercando un modo di registrare perché ragazzi una volta la difficoltà sta in una volta su, dopodiché sembra tutto facile, quindi vi prego di avere questo tipo di pazienza. Io vi prometto che a fine maggio metterò un video. È una questione di orgoglio, una questione di orgoglio. Io entro a fine di maggio, voglio mettere quel video là, punto e basta. Riguardo al video col speciale, mi sto organizzando con Chiara. Dovremmo farlo sempre a fine di maggio, però io vi prometto che quel video ve lo metterò su YouTube, anche male, ma ve lo metterò su YouTube, cioè male, ma ve lo metterò bene su YouTube. Perché io quando voglio una cosa l'ho sempre ottenuta, sinceramente, non ho mai fallito. Magari l'ho fatta in ritardo, ma non ho mai fallito. E comunque vuol dire che io non sono il classico YouTuber che va contro quelli che fanno sempre i video bei, perché i Dogemi, cioè ad esempio, ha 2000 iscritti, li ha fatti in 2 anni e qualche giorno, qualche mese, un mese, anzi neanche. E io mi sono iscritta al suo canale perché fa veramente bei video, lascia sempre il like perché mi piacciono i suoi video, perché io devo apprendere da lui perché lui sa bene i comandi. Infatti io per spaccare poi, per fare l'Oh My God nella cella per poi uscire fuori, ho dovuto imparare da lui come si fa, per fare come si chiama, dalla linea cella, cioè quando si è in alto, quando si sale, sempre da lui ho dovuto imparare i tasti, no, quello mi sa di no, però vabbè. Poi, degli spogliatoi per spaccare sul coso che ho scritto Danger, sempre da lui ho imparato per salvarsi dalle sottomissioni, il tasto R per seguire, sempre da lui ho imparato come si chiama, per l'animation chamber, per spaccare contro il vetro in cui poi l'uomo esce, sempre dai Dogemi ho imparato. Quindi io, cioè, non so sinceramente cosa dire perché da mia famiglia nessuno ha quel gioco, la 2K17, quindi io sinceramente ho imparato da lui, però adesso devo imparare in modo per metterlo su YouTube. Dopodiché sarà tutto facile, sarà come lui. Io mi sono iscritto comunque al suo canale e lo seguo perché è giusto, perché lui fa buoni video, quindi io sono il classico YouTuber che è il rivale dell'altro. No. Allora, intanto parliamo delle partite un po'. Chievo 3, Roma 5. Come al solito la Roma deve sempre fare la ladrata e pareggiare con l'aiutino dell'arbitro, perché non ditemi che il secondo gol c'era, perché c'era, non so, c'era un fallo sul difensore, beh, la deviazione va sempre gol, comunque c'era un fallo sul difensore del Chievo, quindi non sarebbe stato un gol, però comunque avrebbe vinto la Roma 3-4, quindi so perché, però sarebbe chiamata la pillola statistica nel finale, perché c'era scritto che la Roma non arriva a 5 gol lontano dall'Olimpico dal 95 quando gioca con la Cremonese. Non sarebbe stata questa pillola statistica, però vabbè, avrebbe vinto lo stesso. Napoli 4-1 con la Fiorentina, risultati inaspettati, veramente. Complimenti al Chievo, che comunque i tifosi romanisti, almeno Gabumani, hanno ammesso che la Roma non ci ha capito un emerito cacchio per tutta la partita praticamente. Quindi onore al Chievo, onore a Marana che meritava almeno, dico, almeno il pareggio. E riguardo a Paolo Sousa, sinceramente non ho complimenti da fare perché il Napoli ha veramente schiacciato la Fiorentina 4-1, anche io aspettavo una goleata, ma non così tanto, tipo goleato tipo 3-0, 3-1, ma 4-1 già, 4 gol non me li aspettavo, perché il Napoli ultimamente sta veramente facendo cose assurde, 5 gol al Torino, 4 gol alla Fiorentina, 5 gol al Torino a San Paolo, quindi c'è, cioè, veramente una cosa incredibile. Juventus 5 gol fuori casa non l'hanno fatti in questo campionato, ne ha fatti massimo 3 mi sembra, o 4, boh, ora non mi ricordo, però sicuramente 5 non li ha fatti.
Quindi noi domani invece abbiamo il partitone col Crotone, mi raccomando, non entriamo in campo come ubriachi, perché sennò loro che si vogliono salvare sono arrabbiatissimi, ci mettono nel pieno buco del... Vabbè. Quindi, onore al Chievo e onore a Roma che si porta a casa i 3 punti. Onore al Napoli invece che schiaccia la Fiorentina e continuamente sta facendo delle grandi prestazioni. E noi invece che domani non dobbiamo fallire assolutamente col Crotone per vincere lo scudetto. Dopodiché, vabbè, si penserà al Bologna per arrivare a 91 punti se dovessimo vincere col Crotone. E poi si penserà al sogno, il sogno, poi, dopo. E vabbè, quindi io sinceramente pensavo a vincere domani e dopo si penserà ai prossimi impegni. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Un abbraccio a tutti e tanto per cambiare, fino alla fine. Forse, io un'ultima cosa per riguardare la sigla, Federico Bertogna non me l'ha ancora inviata, quindi comunque, beh, lui mi ha detto, ciao, di maggio c'è stato un imprevisto, solamente me la manderà. Spero entro la fine di maggio, perché finché non me la manda non posso mettere, perché io da rincoglioni sono cancellato per sbaglio, per liberare un po' di memoria. Di non far vedere troppi video, io dico quello che devo dire. Quindi detto questo, noi ci vediamo domani. Io comunque ora ci riprovo con la PS4. Ho sguardato anche che ci sono giocatori da scaricare, tipo come Eddie Guerrero, Goldberg, Rey Mysterio mi sembra, non credo però. Alcuni costumi tipo come Bray Wyatt, John Cena. Perché loro c'hanno già anche quello di Luke Harper, però io spero di fare tutto entro a breve, anche se devo fare gli aggiornamenti che dureranno 7 ore. Farò questo sacrificio, fa niente. Non li caricherò subito, innanzitutto io penserò a fare i veri video, comunque quelli lì non li cancellerò, quelli lì, anche se sono messi male, pazienza, non si cancellano, non si cancella mai il lavoro fatto, tranne il video basta papà, che quello veramente era una cosa incredibile. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video, ovvero domani. A che ora? Alle 15 mi sembra, Juve, sì. Un abbraccio a tutti, e stanno per cambiare, fino alla fine, forza Juve, ciao!